questa edizione cronaca perde il controllo della moto un morto a Lanzo. Quarniere evocato il sequestro dei beni di Giovanni Iaria. Agliè la poesia di Descalzi a Calici tra le stelle. Poi a Rivarolo Margherita Fumero apre teatro al Malgrà. Gentili telespettatori, ben ritrovati e buon inizio settimana dal TG di Rete Canavese. Apriamo con le notizie di cronaca. Incidente mortale a Lanzo nella notte tra sabato e domenica. La vittima, un uomo di 39 anni di Cafasse, Pietro Cossu. Era in sella alla Ducati Superbike che gli aveva prestato un amico quando ha perso il controllo sul ponte di Via Loreto, finendo contro il guardrail e poi anche oltre il parapetto di protezione. Hanno infastidito i bagnanti del lago Sirio e hanno anche aggredito, tra l'altro, gli agenti di polizia intervenuti per placare gli animi. Un italiano di 52 anni, residente ad Ivrea, ed un polacco di 30 anni di Torino sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. La coppia, tra l'altro, aveva già aggredito il titolare di uno degli chalet in riva al lago. E poi due ragazzi, maggiorenni da poco, uno residente a Bollengo, l'altro invece a San Giusto, sono stati denunciati per danneggiamento. Attorno alle 4 di notte, di ritorno da una festa che si era tenuta al Crist, sono stati sorpresi da una volante mentre rovesciavano cassonetti dell'immondizia, oltre tra l'altro ad avere divelto alcuni pali dell'illuminazione pubblica in via Iervis ad Ivrea. Il gruppo di protezione civile subacqueo di Ivrea Futura Sub nel weekend ha portato a termine un'operazione di recupero di una barca a vela affondata al fondo del lago di Viverone. L'imbarcazione era affondata durante la settimana a causa di infiltrazioni nello scafo e del mancato funzionamento della pompa automatica. Era una barca di 7 metri, interamente costruita in legno, col fondo in ghisa del peso di ben 1.600 kg. L'operazione è stata portata a termine grazie all'impiego delle tecniche subacquee di recupero di grandi oggetti. In particolare sono stati utilizzati dei palloni di sollevamento da 250 kg di spinta l'uno che, fissati lungo tutta l'imbarcazione, hanno permesso al veliero di ritornare in superficie integro. L'imbarcazione era adagiata su un fondo fangoso che aveva un effetto di risucchio lasciandola incollata a terra e questo ha fatto sì che la spinta verso l'alto dovesse essere ancora più forte del semplice peso del natante. Questo stesso motivo ha fatto sì che la barca si staccasse dal fondo all'improvviso con una salita molto veloce verso la superficie. L'imbarcazione poi è stata trainata a riva con un mezzo a motore svuotata con le pompe per poter essere sollevata a terra 9 ore dopo l'inizio delle operazioni di recupero e poi sarà restaurata. I carabinieri di Chivasso hanno interrotto un rave party lungo le sponde dell'Orco in località Bruciata di San Benigno. Sono stati identificati una ventina di giovani, uno di questi di 15 anni è stato anche denunciato perché trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish. E non si fermano le truffe ai danni degli anziani. In questi giorni sono state diverse le telefonate da parte di sedicenti incaricati ENI che, proponendo degli sconti sulle bollette pagate regolarmente, insistono per prendere un appuntamento a casa di anziani quasi sempre soli. La Corte d'Appello di Torino, l'avete sentito nei nostri titoli, ha accolto il ricorso dell'avvocato difensore e ha revocato la confisca dei beni, circa 9 milioni di euro, riconducibili a Giovanni Iaria, ex imputato nel processo Minotauro. Iaria era stato condannato in primo grado nell'ambito del processo Minotauro a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione per delinquere e voto di scambio. Morì il 12 febbraio del 2013, quando già detenuto ad Asti attendeva l'appello. Il procedimento relativo ai beni era andato comunque avanti e la confisca era stata ordinata dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Torino. La Corte d'Appello però ritiene che il decreto non abbia chiarito a sufficienza i contatti di Iaria con le cosche, non dimostrando quindi che gli immobili confiscati risalenti agli anni 70 siano frutto di attività riconducibile all'Ndrangheta.
E veniamo ai tanti eventi del fine settimana. Calici tra le stelle ha regalato davvero una notte da sogno, anche grazie al concerto acustico di Vittorio Descalzi, che fra i brani conosciuti ed inediti ha portato la sua poesia in musica nei giardini del Castello Ducale di Aglie. Allora, Vittorio Descalzi non è soltanto la storia dei New Trolls, ma è la storia del rock italiano. Parte addirittura dagli anni 60 con il beat, attraversa la musica leggera per poi approdare a quello che è stato il disco forse cardine della fusione tra musica rock e la musica classica, è stato il concerto grosso numero uno. Che dire, gli anni passano, la musica, certa musica resta. Questo è importante, è quello che mi tiene in pista nonostante gli anni che passano. Quando dico che certa musica resta, è difficile definirla, non sto parlando solo della mia, sto parlando proprio di certa musica, parliamo del rock progressive oppure parliamo della musica d'autore. Quando la musica è fatta bene lascia sempre un segno. Quando la musica è fatta a tavolino perché così vendiamo più dischi, lascia dei brutti segni. Quindi stiamo parlando di talent praticamente. Sì, esattamente. No, la musica è straordinaria perché Vittorio è un artista tutto tondo, come dicevo ha attraversato tutti i generi musicali, ma soprattutto ha collaborato, ha avuto delle collaborazioni straordinarie, oltretutto con Fabrizio De André, quindi dove hai suonato le chitarre in Non denaro, l'amore nel cielo. Vero, con Fabrizio io andavo al mare nello stesso stabilimento balneare, andavo al mare al Lido di Genova. Quando arrivava Fabrizio, che veniva raramente, tutti i miei amici venivano da me e mi dicevano: è arrivato Faber! Allora io prendevo la mia chitarra a pile con un altoparlante incorporato e andavo in cabina da lui e gli facevo sentire le mie follie. Lui mi ascoltava volentieri, mai più avrei pensato che pochissimi anni dopo lui avrebbe scritto i testi del mio primo disco fatto con i New Trolls, Senza orario e senza bandiera. Che stasera oltretutto ascolteremo, perché praticamente De André è comunque una presenza viva di quello che è la tua musica, soprattutto in Senza orario e senza bandiera, ma poi soprattutto da Non daranno amore nel cielo, dove tu hai ripreso praticamente quelle che sono le caratteristiche del cantautore, portando in giro uno spettacolo di una bellezza sublime. Io ti ringrazio, sicuramente stasera sono due punti cardine di questo spettacolo, ma in più stasera mi piacerebbe tentare, pubblico permettendo, di fare tutta una serie di mie canzoni nuove che la gente non ha mai ancora sentito, proprio per confrontarmi con la reazione di un pubblico che per la prima volta sente una composizione che gli si propone e vedere qual è la reazione. Che tu, tra parentesi, hai un disco Mandilli che è un capolavoro, che ha rischiato di vincere il Tenco per problemi poi diciamo tecnici e non ci è arrivato. È vero, qui tocchi un tasto dolente. È un disco al quale sono molto legato, un disco dialettale, dialetto della mia città Genova, che proprio per problemi tecnici, insomma, sono arrivato secondo, potevo anche vincermi un bel premio Tenco. Fra l'altro alla rassegna Tenco io sono molto legato per tutta una serie di motivi, per Luigi Tenco, per Riccardo Mannerini, amico di Luigi Tenco, per la Liguria in sé. Io sono legato un po' di meno, anche se sono 15 anni che faccio il giornalista, perché quando hanno premiato Ligabue, allora mi sono rimasto un po' male, diciamo. Ma io credo che in tanti anni si possa anche fare qualche passetto falso. In effetti quando mi metti in un canale dove faccio fatica a parlare male dei colleghi, sempre che di colleghi si possa trattare. Ma passiamo oltre. Sono colleghi che hanno la palla in mano, che possono decidere il bene e il male della musica, mentre invece a noi rimane forse una nicchia che non è neanche poi tanto ampia. È vero, però d'altronde bisogna difendersi e bisogna continuare a fare musica in cui si crede e senza farsi trascinare nei vortici. Io dicevo, tu sei un mito che ha due miti, uno è De André, l'altro è Riccardo Mannerini. Beh, Riccardo Mannerini è un grande poeta, purtroppo è morto suicida nell'80,
però ha lasciato un segno fortissimo, soprattutto attraverso il suo amico De André. Quando è morto Luigi Tenco nel 67, famoso suicidio durante il Festival di Sanremo, nei comodini della sua stanza hanno trovato poesie, canzoni, pensavano fossero le nuove canzoni di Luigi Tenco inedite, in realtà erano le poesie di Riccardo Mannerini che l'amico Luigi teneva gelosamente e probabilmente erano fonte di ispirazione per lui. Poi con Fabrizio De André sempre Mannerini ha diviso una vecchia soffitta con una stufa a cherosene quando erano giovani ragazzi, è stato un po' il suo direttore spirituale per quanto riguarda il pensiero anarchico. Certo, il bello di incontrare Vittorio è questo, capire che la musica ha tante sfaccettature, non è soltanto la TV di Amici o degli X Factor o dei Talent, quindi grazie a un autore che ha segnato la musica della storia italiana. Vorrei dire una piccola cosa relativamente ai Talent. Il mondo va avanti. Ci sarà un momento in cui ci ricorderemo dei Talent, ma non di chi ci ha partecipato. Questo è, ci sta. Però è giusto che ci siano, i tempi si evolvono, vanno avanti e a volte tornano anche indietro. Ho veduto morire il sole nel Golfo di Aden. Ho veduto il buio e la luce. Un evento Calici tra le stelle che davvero ha saputo emozionare ed è piaciuto a tutti quelli che sono intervenuti. Qualche centinaio le persone presenti al Castello Ducale di Aglie. Tutti i presenti hanno apprezzato lo splendido concerto acustico di De Scalzi, ma hanno apprezzato anche le tante varietà enogastronomiche che sono state proposte durante la serata. Calici fra le stelle, una bella serata di cielo limpido, questo è un buon viatico per promuovere il territorio. Sì, siamo a inizio serata e quest'anno le previsioni meteorologiche hanno mantenuto fede rispetto allo scorso anno che purtroppo ci avevano penalizzato molto. Una serata bellissima, una serata limpida, una serata in cui per fortuna si potranno anche utilizzare i telescopi per guardare, per osservare le stelle, quindi una cosa che purtroppo l'anno scorso non si era potuta fare, oltre ovviamente a tutto quello che è il programma vero e proprio. Tra pochi minuti inizierà la degustazione dei nostri maestri del gusto slow food, la degustazione dei vini locali e poi probabilmente tra un'ora in serata il grande concerto dell'artista Vittorio De Scalzi, che sarà la nostra stella artistica per questa bella serata di Calici tra le stelle. Insomma, tre eventi, siamo partiti da San Giusto, mostra della ceramica Castellamonte, Calici tra le stelle, è già quasi tempo di bilanci di queste tre terre canavesane. Sì, siamo giunti all'ultimo dei tre eventi principali di Tre Terre Canavesane, il bilancio si prospetta più che positivo, il progetto ha funzionato, chiaramente questa sera avremo anche un po' il polso della situazione a fine serata per capire se in effetti il progetto Tre Terre Canavesane avrà avuto un valore aggiunto, cosa che penso di poter dire fin da adesso che sarà così, e quindi non ci resta che rimetterci in pista e iniziare già a pensare a questo progetto per gli anni a venire, volontà che è condivisa da me, dal collega sindaco di San Giorgio, Danella Faletti, assessore alla cultura di Castellamonte, quindi quando c'è questa volontà così condivisa non ci resta che ripartire e andare avanti. Un'occasione per promuovere il territorio ma anche spettacolo. Beh certo, se un territorio va promosso con tutte le forze che si possono avere a disposizione. Io intanto voglio ringraziare in particolar modo l'amministrazione comunale di Aglie per avermi dato per il secondo anno consecutivo la consulenza artistica, quella che si chiama la direzione artistica, ma non vogliamo essere così. Si tratta di un lavoro fatto con molta buona volontà, con i volontari della Proloco, con i ragazzi del Consiglio Comunale, è un'amministrazione molto giovane e in più io mi sono trasferito da Aglie, per cui che dire, la cornice è quella solita, quella splendida, e abbiamo aggiunto dei contenuti importanti.
importanti, quindi molto più spettacolo e di qualità, una selezione di maestri del gusto, Slow Food provincia di Torino, quindi i nostri canavesani eccellenti, sono 12 maestri del gusto e alcuni artigiani locali di grandissima eccellenza. Abbiamo 9 produttori di vino selezionati tra i molti del consorzio di tutela dell'Erbaluce, Carema e Canavese. Siamo obbligati a selezionarne pochi perché io dico sempre, in una via con 100 abitanti non puoi aprire 100 bar, per cui li facciamo turnare anno dopo anno. Quest'anno abbiamo dato più prevalenza alla Serra, l'anno prossimo ritorneremo a dare più prevalenza al territorio, o forse, dato il successo della manifestazione, dato il numero di persone che ci sta raggiungendo, avremo la possibilità di aumentare sia i maestri del gusto che ovviamente anche i produttori vinicoli canavesani. Spettacolo, quest'anno ci siamo concentrati su un carissimo fraterno amico che, del quale ho il privilegio di averlo veramente come amico, amico amico, quelli con la A maiuscola. Vittorio è una persona splendida, Vittorio Descalzi, leader, uno dei fondatori dei New Trolls e non solo, grande collaboratore di Fabrizio De André e viceversa, Senza Orario, Senza Bandiera e il disco al quale Fabrizio De André ha collaborato insieme a Riccardo Mannerini, scomparso poeta genovese che lavorava a stretto contatto con Fabrizio, con il Faber, e poi ha scritto canzoni meravigliose per Nella Vanoni, Mina, Renato Zero, un'ultima canzone a Sanremo per Bindi, Letti. Insomma, Vittorio è qua con un musicista che lo accompagna da moltissimi anni, è un musicista e compositore genovese, l'inventore della Bailam Orchestra, Edmondo Romano, Eddie Romano. Abbiamo gli astrofili, abbiamo un consesso di astrofili che hanno portato i loro meravigliosi telescopi professionali, quindi il cielo, la volta stellata sta per apparire ai nostri occhi, la cornice c'è, la gente c'è, l'atmosfera è splendida, Aglie come punto di riferimento per il territorio, il buon Gino Veronelli diceva che con il turismo e l'agricoltura di qualità l'Italia potrebbe, lo diceva nel 56, potrebbe rafforzare, realmente rafforzarsi dal punto di vista economico. Di parole se ne fanno tante, ahimè l'Expo è una di quelle occasioni perdute, sto ridicendo esattamente le stesse parole dette dal mio presidente Carlo Petrini, un'occasione che avrebbe potuto essere sfruttata meglio. Nel nostro piccolo canavese riusciamo a fare delle piccole cose fatte con grande qualità, con grande attenzione e soprattutto con tanta buona volontà e pochissimi soldi. Una bella vetrina, perché Calicità delle Stelle è stata una manifestazione ben organizzata, una manifestazione che dovrebbe portare, che porterà infatti la gente tantissima, molta pubblicità, vogliamo far conoscere il nostro prodotto, i nostri torcetti, la nostra nuova birra che è una new entry, i torcetti alla canapa e il nostro lavoro. Un vostro lavoro che è un connubio anche con il lavoro che la Proloco e che tutte le associazioni di Aglie e il Comune di Aglie stanno facendo per portare anche avanti il nome di questo paese. Sì, infatti la cosa importante è far capire che Aglie è viva, che Aglie c'è, è disposta ad accogliere con le sue manifestazioni tutti gli ospiti che decidono di partecipare con noi, di condividere con noi queste manifestazioni. Siamo con il padrone di casa, si fa per dire ovviamente, il dottor Giuseppe Butera del castello di Aglie. Allora, un'altra bella manifestazione proprio all'interno di questo castello. Allora, correggo soltanto, rappresento l'amministrazione, ma è per me un onore rappresentare oggi l'amministrazione qui in castello. Sicuramente sarà un successo, anche perché già nel primo quarto d'ora abbiamo superato le 300 persone, è una manifestazione che attira tanta gente, il tempo stasera è clemente e sicuramente riusciremo a vedere le stelle, la luna e tutto quello che ci farà sicuramente sognare assieme ai vini che non mancheranno per la qualità e per la quantità. La gente è entusiasta, gira per il castello e sicuramente con gli ottimi prodotti tipici che il canavese sa offrire, faranno sicuramente da cornice a questa splendida manifestazione.
un connubio prodotti, Castello, e ora che questo canavese si faccia conoscere un po' da tutte le parti, non solo del Piemonte ma d'Italia. Ma io credo che ormai il canavese è già messo in moto e non ha bisogno più di nessuna spinta, di nessuna start-up, è già in moto, basta soltanto salire sulla carrozza e farsi trasportare dall'entusiasmo che sicuramente non mancherà ai canavesani. Per quanto riguarda noi, il Castello, l'amministrazione, lo Stato, faremo di tutto affinché questo treno possa andare avanti più carico e più veloce che mai per raggiungere le altre realtà che ci hanno un po' anticipato, ma proprio per questo fanno un po' da traino, abbiamo sicuramente qualcosa da copiare, da inventare. Sempre alla base della progettazione ci stanno le permanenze, sulle permanenze ecco che si può aggiungere le emergenze. Noi la permanenza ce l'abbiamo, la fantasia non ci manca e sicuramente riusciremo a ottenere grandi risultati. Simona Appino, neopresidente, oltretutto una bellissima presenza, complimenti alla Proloco di Aglie, insomma, per la bellissima presidente appunto della Proloco, in occasione di questa splendida serata a Calici tra le Stelle, in una location bellissima naturalmente, contributo anche naturalmente da parte vostra. Certo, il primo punto della Proloco è aiutare il territorio, quindi questo senz'altro è la serata ideale, per noi è un onore essere qui e dare il nostro contributo. Una serata in cui sono presenti veramente le eccellenze del territorio, soprattutto questo è in essenza l'obiettivo di Calici tra le Stelle. Sì, qui ci sono le eccellenze migliori di tutto il canavese, fa da sfondo questo stupendo castello che per noi veramente è il nostro cuore alla diese e quindi è un motivo in più per apprezzare questa serata e possibilmente poi per guardarsi attorno e anche per scoprire il nostro splendido borgo. Sono tante le occasioni in cui la Proloco è presente, sia con iniziative proprio vostre di Proloco, insomma anche per quello che riguarda il contributo che date al Comune e alle altre associazioni proprio per la promozione di Aglie, perché è un paese per cui ne vale veramente la pena. Sì, il nostro paese è già stupendo di per sé, noi cerchiamo soltanto di fare il nostro piccolo lavoro, il nostro piccolo aiuto, speriamo di farlo conoscere sempre di più perché è bellissimo, veramente, è soprannominato la gemma del canavese. Non solo in questo angolo ma è tutto il borgo, le chiese, i balconi, le terrazze, ci sono un'infinità di posti, uno più bello dell'altro, sia per chi vuole apprezzare i monumenti, la storia e anche per chi vuole apprezzare la natura, perché noi ricordiamo che è un paesaggio ideale per fare delle bellissime passeggiate, quindi noi invitiamo tutti i turisti, chi più vicini, più lontani, non soltanto questa sera in queste splendide occasioni, ma sempre. Noi siamo nell'ufficio turistico, aspettiamo ogni sabato e domenica i visitatori e siamo veramente, vi aspettiamo numerosi perché Aglie è da vivere proprio. A causa della scomparsa di Dante Pezzetti, membro storico del direttivo dell'Associazione Culturale Prato Lungo e Dintorni, l'associazione ha deciso di rimandare ad una data da definire la nona Sagra del Miele, che sarebbe stata in programma da mercoledì 15 fino a domenica 19 di luglio. Un successo, il primo spettacolo organizzato nell'ambito della rassegna Teatro al Castello Malgrà, curata da Area Creativa 42 e dall'Associazione Teatro 21 su iniziativa dell'Assessorato alla Cultura. Sul palco Evviva il Varietà con una frizzante Margherita Fumero, accompagnata dai Fumeri per Caso. Un ritorno al Varietà che ha saputo alternare alla comicità anche a tratti emozionanti. Il titolo è La tazzina di caffè. Loro sono Giorgio Serra e Margherita Fumero! Tanti che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, e meno male che briganti come me, qui non ce n'è. Una carriera lunga, ricca, iniziata da giovanissima come cantante a Castrocaro. Lunga, purtroppo molto lunga, vorrei dire. Ho iniziato l'altro ieri, perché ho iniziato 14 anni, quindi era l'altro ieri. Invece purtroppo sì, lunga, lunga. E sono contentissima di arrivare qui a Rivarolo,
perché io ci passavo sempre d'estate, i miei erano a Vistrorio nella Val Chiusella, quindi ci passavo tutte le sere quando non lavoravo, andavo su, e quindi questa cosa di Rivarolo mi è rimasta impressa, quindi sono contenta finalmente, però è la prima volta che vengo a lavorare a Rivarolo, quindi sono molto contenta. È passata dal teatro alla TV, al varietà, al cabaret con Camera Caffè, insomma. Cosa ha amato di più? Tutto, perché io trovo che sia bello proprio il teatro, c'è il contatto col pubblico, quindi c'è questa cosa bellissima, ma dico sempre che ci sono modi diversi di affrontare, non so, per esempio in teatro la gente ride, poi viene magari in camerino, ti dice complimenti signore, è stata molto brava, mi sono divertita. Nel cinema invece ti guardano a distanza, dicono è lei, non si osano quasi salutarti. In televisione invece il giorno dopo vedi che ti battono sulla spalla, ciao Margherita, ti ho visto ieri sera, quindi c'è questa cosa di familiarità, quindi diciamo che per esempio in televisione non c'è il contatto col pubblico, però il giorno dopo te ne accorgi già, perché io passavo e dicevo Wanda mi porti il boccione, infatti una volta avevo un grande pacco, grande, e stavo camminando, sono uscita da un bar, mi hanno detto ma anche nella vita allora porta i pacchi così, Wanda anche nella vita, quindi diciamo che è bello tutto, è bello proprio lo spettacolo in sé, e trovo che sia anche terapeutico. A parte chi lo fa di professione, ma io trovo che fa bene anche per le persone che non vorranno fare gli attori, non vorranno fare i cantanti eccetera, però esibirsi sul palco, trovarsi, secondo me fa proprio bene, diventa infatti tipo attori anonimi e quindi diventa veramente veramente una cosa terapeutica, fa bene, proprio dà la serenità, il teatro dà serenità. Inoltre ha lavorato con personaggi noti che sono ormai scomparsi, come Macario, Gippo Parsino. Purtroppo, perché erano più vecchi di me, quindi. Però questo devo dire, perché dovete pensare che quando hanno festeggiato i 100 anni della nascita di Macario e le hanno dedicato la piazzetta a Torino davanti a Michelino, anzi, e a un certo punto c'era un signore, si è avvicinato e dice lei lavorava con Macario, ma lei era più giovane di Macario. Dico no, io ho 120 anni, portati bene. E quindi questo è tutto, però certo rimane, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, diciamo Macario forse più di tutti, perché Macario, io con Macario sono andata giovanissima, io volevo fare l'attrice drammatica, ho fatto l'accademia, quindi volevo fare, e lui mi ha detto ma con quella faccia lì puoi fare solo ridere, e quindi è stato Pin Maglione, mi ha insegnato i tempi, mi ha insegnato una cosa che ho cercato di dare a tutti i fumeri per caso, mi ha insegnato a lavorare con grande amore, dice il pubblico deve sentire che lo stai amando, come entri sul palco devi pensare sono vostra, eccomi, dice se tu pensi questo il pubblico capta, è un fatto di emozione che passa fra te e il pubblico, e questo è vero, difatti ho cercato di inserire, vedrete questa stasera, vedete lo spettacolo, ho cercato di dare anche a loro questo, questa cosa di lavorare con grande amore, amore verso il pubblico, divertirsi in scena, cioè diventa una complicità col pubblico, ci stiamo divertendo insieme. Dopo Rivarolo? Dopo Rivarolo adesso ci fermiamo un po' perché abbiamo fatto tanti spettacoli già tutto l'anno, infatti questo è già un po' cambiato rispetto agli altri perché stiamo cercando di fare dei cambiamenti per il prossimo anno. Penso poi ci sarà, riprenderemo ottobre, chiaramente fine settembre, ottobre. Comunque dai delle grandi soddisfazioni, loro sono tutti bravi, sono dei grandi cantanti, ballerini, vedrete, c'è di tutto, naturalmente senza un filone, perché come il vecchio varietà, diciamo come l'avan spettacolo, ecco. Forse io sono molto affezionata a questo perché io sono nata a Racconigi, sono arrivata a Torino a 6 anni e i miei mi hanno portato a vedere, allora c'era il cinema e il varietà, tra un tempo e un film e l'altro. E io ho visto per la prima volta, quindi non l'avevo mai visto, ho visto queste ballerine con i boa, io ancora adesso guardate, vedrete quanti boa metto, perché per me il boa vuol dire felicità. Io sono rimasta a bocca aperta a guardare questi che facevano la passerella e ho detto, quando sono uscita, io da grande lavorerò nello spettacolo. Quindi a 6 anni è stato il mio, e quindi questa cosa, ancora adesso per me dire varietà, sentire le musiche, le cose, mi dà questa emozione, ritorno a quella di 6 anni che guardava questo mondo come una fiaba, ecco, era una fiaba.
Il varietà è fiaba. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del telegiornale. Grazie di essere stati con noi e a tutti un buon proseguimento di giornata.